Ticket del tram più caro da una parte e ticket sanitari azzerati dall'altra. Pisapia e Maroni, comune di Milano e regione Lombardia, due modi opposti di trattare i cittadini. La giunta milanese ha da poco deliberato la manovra fiscale, una stangata da 192,5 milioni, che comprende l'aumento dell'IRPEF, il calo dell'esenzione e l'aumento dell'IMU sulla prima casa. Il tutto mentre sul tavolo di Pisapia è arrivato in questi giorni il dossier dei rincari nel trasporto pubblico. Le scelte relative potrebbero portare o al ritocco degli abbonamenti, compresi quelli per famiglie ed anziani, o, come vorrebbe l'assessore Maran, alzare il prezzo del singolo biglietto da 1,50 euro a 1,70 euro, un vero e proprio salasso per gli utenti. Tutt'altra politica quella che sta portando avanti l'amministrazione regionale lombarda sotto la guida di Roberto Maroni. Noi vogliamo arrivare con la fine della legislatura a ridurre e possibilmente azzerare il ticket, perché la Lombardia è una regione virtuosa, va bene, però non possiamo continuare a mettere ticket sulle prestazioni sanitarie per finanziare la viziosità di altre regioni. Quindi è una questione importante, in principio. Oggi comincia un percorso che passerà attraverso una serie di valutazioni che faremo nei prossimi mesi sulla struttura complessiva dei ticket nella sanità lombarda. Giuliano Pisapia e Roberto Maroni, ticket diversi, differenze evidenti.